Ciao Andrea, allora ci vediamo stasera. Buonasera Ubaldo. Ciao anche a te, tutto bene in Spagna spero, eh? Se vuoi salutare gli amici, le amiche, salutare pure. Dico, se vuoi salutare amiche e amici. Salutiamo amici. Tutti gli amici. Vabbè, salutali pure tutti, vabbè. Anche la tua amica, se è un'amica, non so quello che... E appunto. Volevo fare un saluto a una cara amica attenta e simpaticissima che so che ci sta seguendo. Va bene, salutala pure, anzi la saluto anch'io, anche se non la conosco, la saluto, insomma, gli auguro ogni bene, sperando bene, insomma, no? Allora, senti, stasera gli argomenti che vogliamo toccare, visto che tu sai molte cose di quello che succede in Libia, che la Libia attualmente, tu sai che i media la schivano ogni tanto, solo perché è necessario, però nessuno ci fa sapere che cosa esattamente succede laggiù, e poi anche quello che sta succedendo a Leni. Sì. E so che tu pizzichi molta informazione, no? Insomma, sai che insomma hai delle entrate, allora ecco, ti vorrei, se tu vuoi, ben volentieri ci parleresti di queste cose, di questi due fatti, di questi due temi. E quindi ti lascio la parola. Ok. E vai. Volentieri. C'era un bellissimo articolo sulla stampa spagnola El Mundo che riguardava la situazione attuale della Libia. La descriveva come un caos organizzato, eredità del colonialismo italiano. Ossia, sappiamo tutti che la Libia è stata, non era assolutamente un caos, ma c'era Gheddafi, c'era un governo legittimo o non legittimo, quello lo dirà la storia, della quale controllava il paese. Era, il paese si trovava in una situazione di pace sociale, data la confusione fra le varie tribù e le vari interessi che c'erano interni, diciamo che Gheddafi era quello che riusciva a tenere sotto controllo tutti i vari interessi per il bene della nazione. Come sappiamo, dopo il miserabile attacco da parte di loro signori, con le loro mire spietate su il petrolio e il gas naturale, hanno destabilizzato questo paese, quarta sponda dell'Italia da sempre, e purtroppo questo ha provocato un caos che per tanti può essere un caos tipo anarchico. Se lo guardiamo sotto un aspetto geoeconomico e di rapporti di forza, potrebbe essere veramente un caos organizzato da qualcheduno. In questo caso, da chi aveva molti interessi lì e si è visto aggredito con questa politica imperialista, e io spero che farà di tutto per non farsi togliere questi interessi vitali per la nostra nazione. Beh, così dovremmo sperare. Direi così di sì. Dobbiamo sperare. Bisogna avere molta fiducia. Io spero di sì, che ci sia qualche lato, diciamo, deviato, diciamo, o che abbia a cuore l'interesse nazionale, quale è l'accaparramento energetico. Perché non, infatti, senti un po', si tratta. Ma tu non pensi che in Italia ci siano due linee di potere? Uno ufficiale, che è quello che ci fa vedere i comandi quando è un capo, poi c'è quello occulto mica tanto che sta in America, che impone all'Italia la politica da seguire, e poi è che sono insieme comunque, c'è quello occulto americano, quello che vediamo ufficiale, sono insieme perché quello ufficiale dipende da quello americano, quindi sono insieme. Poi c'è un altro che è sotterraneo, che sicuramente mira al vero interesse dell'Italia. E allora io ho pensato alla morte, direi quasi identica, del console americano in Libia, da Bengasi, che è stata per molti versi simile a quello che è successo a Gheddafi. Ecco, tu cosa ne pensi di questo? Ma adesso io non voglio sbilanciarmi su dare giudizi affrettati, che questo poi dopo lo vedrà la storia. No, dico, sono dei fatti, sicuramente no? Tale ambasciatore è andato a pestare i piedi di gente
Limitate? Che si vede, si è sentita tolta qualche interesse e può essere che ha pagato caro questo sgarro. Perché è quello, che penso anch'io. È quello che penso anch'io, perché di sgarro si tratta. No, mi viene in mente, sai che cosa? Per esempio, in questo caso, tu la fai a me, io la faccio a te. Allora mi viene in mente Nicola Calipari. Grande eroe. Lo possiamo dire. Bisogna ricordare sempre. Perché gli eroi bisogna ricordarli, Calipari, Quattrocchi, sì, 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 e tanti altri. Beh, Quattrocchi non era un agente, Quattrocchi non era una, cioè Quattrocchi era diverso, era uno che è andato lì come un contractor, andato lì per guadagnare un po' di soldi e purtroppo ci ha rischiato la pelle. Sì. È stato preso in ostaggio. Ma ha saputo morire con molto onore, Ubaldo. Ah, quello sì, ma su quel punto lì, no, ma su quel punto lì mi inchino su memoria. Sicuramente sì. Su questo, guarda, io direi che non c'è nulla da dire, anzi ogni parola in più diventa veramente un'offesa alla memoria di quest'uomo, che è stato sfortunatissimo, purtroppo, non dimentichiamoci che era una persona che lavorava, insomma, non era assolutamente un agente, non era assolutamente, anzi era lì, si è trovato lì, pensava di fare una cosa, invece... In retroscena di quello che facevano loro lì, adesso io ho letto anche libri, ma non sono mai venuti a galla in maniera lucida. E questo è anche vero. Qualcosa sotto ci poteva essere. Comunque, ma diciamo così, noi siamo andati in Iraq per prenderci della patria. No, diciamo così, noi siamo andati in Iraq sicuramente per prenderci le briciole di quello che si spartivano le risorse energetiche del paese. E noi siamo andati lì per prenderci qualche briciola e ci hanno portato una vecchia nostra conoscenza, la Siria, dove già una volta l'ENI aveva una stazione petrolifera da quelle parti, no? E poi ci hanno massacrato, certo, 19 carabinieri. Anche lì, se penso alla dinamica di come è successo la roba lì, onestamente mi vengono molti sospetti. A me vengono, almeno, non so a te, ma a me sì. Ecco. Perché in questi ambienti credo che vige la stessa legge, diciamo, di stile mafioso. Il tuo migliore amico, sì, o quello, sì, che in ti sostanza, fa il più migliore amico è quello che ti ammatta. In sostanza, hai bravo, capito, in sostanza, basta. Quello che voglio dire è che quelli che si fanno passare ufficialmente per nostri alleati, in realtà sono i nostri peggiori nemici. Esatto. Vedi, io è da tempo che penso questa cosa qui. E quindi... Sicuramente i fatti purtroppo mi danno ragione, perché mi danno ragione? Perché l'Italia, tu lo sai, è ormai dalla fine della guerra, dalla fine della seconda guerra mondiale, che non può permettersi di fare una politica per l'interesse proprio e soprattutto una politica estera autonoma confacente agli interessi del popolo italiano, cioè degli interessi economici e politici, perché se qualcuno ci prova lo fanno fuori. O lo ricattano, vedi Mattei, vedi Craxi, o lo ammazzano ancora come Aldo Moro, oppure lo fanno passare per deficiente, poi lo rovinano come stanno facendo con Berlusconi, che tutto è ma non è deficiente. Esatto, ecco. Esatto. Cioè, vuol dire, e poi tutto hanno altro. Sempre in Italia quella base di eredi, dei protetti dell'articolo 16 del Diktat di Parigi del 10 febbraio 47, i quali continuano la loro opera nefasta remando contro gli italiani. Cioè, ti parlo di giudici, magistrati appunto, in una parte magistratura, di politici e di apparati finanziari che comunque sono legati a doppio filo all'internazionale finanziaria del grande capitalista globale che sappiamo, i quali tutto pensano, ma non pensano assolutamente nel rispettare l'interesse della nazione. In sostanza, come vediamo in Italia, i nostri grandi capitalisti, cioè la maggioranza, anzi quasi tutti loro, sono legati per filo e per segno a questi ambienti internazionalistici, e quindi a loro gliene frega un cavolo dell'interesse della nazione, basta che ci spiegano loro, ci vogliono anche loro, poi se noi stiamo male ci vendono, a loro non gli importa niente. E gli esempi ci sono. Esatto. In questo voglio dire, capito? Ecco, è quello che è, purtroppo succede, è quello che la vedo, cioè io la vedo così, ma purtroppo non sono l'unico a vederla così, la vedono anche gli altri così, allora vuol dire che c'è qualcosa che, insomma, che più va rivisto, no? È giusto o no?
Esatto. Ecco, senti un po', che è successo a Leni in Libia ultimamente? I pozzi petroliferi, cosa succede lì in Libia? Tu che notizie hai? C'è questo governo del premier che c'ha un nome impronunciabile, perché io purtroppo non so bene l'arabo. Comunque questo premier si trova sotto ricatto dalle varie fazioni armate, perché come sai l'eredità inglese, francese, americana di armare questi filo rivoluzionari che di rivoluzione hanno fatto ben poco, si trovano nelle mani arsenali molto ampi con la quale ricattare i governi. Questi si permettono di entrare dentro i ministeri e chiedere soldi, che chiedere pizzo, come se fosse, hai capito? Sotto l'avallo delle armi. Però il problema c'è stato quando, appena concluso la fase di bombardamenti dopo la morte di Gheddafi, il nuovo governo volevano rivedere tutti i contratti delle varie imprese energetiche presenti sul territorio libico. Sì. E volevano rivedere anche i contratti dell'ENI, capito? La quale si è opposta e, opponendosi, riuscì a farsi rifirmare i contratti uguali a quelli che aveva prima, ossia che non ci ha perso niente, ok? A differenza di altri che dovranno rivedere, riconfermati i loro trattati per le espropriazioni del sottosuolo. Però il problema sorge che il governo, si vede libico, non sta dando molta affidabilità a questi interessi nazionali nostri. Barcolla un po' di qui, un po' di là. E allora è nato una mossa, una strategia, non so se ti ricordi che qualche tempo fa all'Italia e Lufthansa chiusero i voli sulla Libia. Decisero che per problemi di sicurezza cancellare tutti i voli e non viaggiare più in quel paese. Di conseguenza l'ENI ridusse quasi del 90% l'estrazione di gas. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che il governo libico, che si trova quasi in bancarotta, si è visto mancare di quelle entrate italiane che gli garantivano, diciamo, il barcamenarsi, poter pagare stipendi e cose del genere. Quindi questa è un'arma a doppio taglio che stanno usando i neni per, diciamo, per ricattare, no, ma per tenere strette le redini sugli interessi nostri, che assolutamente non devono essere persi. Però lì entra anche una questione internazionale con la Russia, perché come tu sai Eni firmò con Gazprom prima che loro signori attuassero il piano di rapina al popolo libico. Firmarono un trattato di collaborazione su diciamo per le risorse energetiche, della quale l'ENI ha avuto l'avallo internazionale e ha avuto la sicurezza che nessuno gli sarebbe andato a toccare nulla, perché se vai a toccare qualcosa adesso a l'ENI, glielo tocchi involontariamente anche alla Gazprom, anche a Putin. Appunto. Alla Gazprom. Quindi questo mancato pompaggio nei gasdotti che collegano la Libia all'Italia, che sono gasdotti gestiti dalla Russia, hanno queste grandi elettrovalvone, questi grandi compressori che comprimono il gas e lo fanno stare a passare. C'è un contratto che l'Italia o l'ENI deve diciamo far passare dentro questi gasdotti un tanto al mese di metri cubi di gas. Quindi con questa riduzione, con questo gioco che ha fatto l'ENI contro il governo libico, ossia
diciamo, bloccare le esportazioni, si è vista anche la Gazprom in una situazione di imbarazzo. Gli ha detto c'è un contratto da rispettare e lo dovete fare. Quindi c'è un braccio di ferro tra l'ENI e Mosca, della quale l'ENI ha detto ok, non c'è problema, la situazione è questa, la potete anche stare a capire, io comprerò più gas da voi per ribilanciare l'olivico, diciamo, no? Lo scambio. Lo scambio, sì, sì. E quindi tutto si dovrebbe essere risolto e via. C'è da notare una cosa, che il ministro dell'energia libico, che sta svolgendo ultimamente, a partire d'agosto, una politica buona per l'ENI, perché a parte rifirmarli tutti i contratti per l'espropriazione del suolo, ha messo in movimento la marina militare, minacciando a tutte le petroliere che stanno estraendo petrolio libico illegalmente di affondarle. Hai capito? Davvero? Quindi la situazione dura. Sembra che un qualcosa si stia muovendo. Avrebbero minacciato le petroliere che vanno in Libia a produrre petrolio così di affondarle. E questo vuoi dire? È giusto? No. Com'è? No. Il ministro dell'energia libico. Ah, il ministro, sì, sì, sì. Il ministro dell'energia libico, ok, ha fatto il tutto è possibile per fare questa legge, ossia ha schierato la marina militare nel Mediterraneo sulle coste libiche, ok, creando una task force e impedendo a petroliere straniere di esportare il gregge. Ah, la marina libica allora. Perché e quindi anche questo. E quindi la marina libica appunto fare questo. Cioè, esatto, la marina libica. Esatto, perché... Hai capito? Questo non sapevo. Quindi è tutto sotto controllo e tutti hanno perso un qualcosa, ma l'ENI continua a tenere stretto tutto ciò che aveva prima, non ha perso nulla. Ho capito. Questa è una cosa, una buona notizia per noi. Giusto? Questa è una buona notizia che appunto che si collega con quello che stavi dicendo tu all'inizio, che dentro il nostro Stato c'è qualche apparato che ancora gode di ottima salute. Sì, no, ma perché ancora del tutto la cerbottana, capito? Perché io, quello che penso io, cioè vuol dire, ci sono delle forze, sicuramente ci sono, che operano magari non mi ha scoperto, ma con dei fatti, e che danno l'allarme a qualcuno, cioè vuol dire, ecco perché c'è una serie di coincidenze, di fatti che mi fanno pensare, ecco perché ho detto questo, no? Poi magari mi sbaglio, però il dubbio è forte. Anche il caso del noto ambasciatore che purtroppo ci ha lasciato le penne, il console. La risposta a quello non dobbiamo tanto vederla da parte americana nel sequestro e incarceramento di quel, non so, un terrorista libico che era lì, ma dobbiamo ritrovarla che dopo l'11 di settembre, di quando è stato ucciso questo ambasciatore, due settimane dopo spostò dalla Spagna, dalla base di Rota, spostò 1000 Marines a Sigonella. Sì, ho sentito. Minacciando chissà che cosa. Hai capito? E tre settimane fa ha fatto lo stesso. Ha spostato altri Marines a Sigonella. Però io credo che di schiaffi in faccia ne hanno presi già abbastanza, Ubaldo, perché le figure che ultimamente hanno fatto per il mondo e io voglio e ne stanno ancora facendo a fare altre ancora e ne stanno ancora facendo, speriamo, ma speriamo che ne facciano ancora di più. No, ne stanno facendo, ma quello che purtroppo è grave, che in Occidente, l'opinione pubblica europea occidentale specialmente, ma anche parte orientale direi, ma molto di più occidentale, e in Nord America,
nonostante che abbiamo capito certi giochi sporchi, eppure continuo a dar credito a certa gente, certa linea. I media dicono ancora le solite cavolate, le solite balle che purtroppo, ahimè, molti ancora si bevono, e questo è il problema. Anche se un risveglio c'è, è un risveglio controllato, un risveglio direi molto molle, e siamo lontani da un risveglio che impone un cambiamento. Ci sono dei malumori, ci sono delle, ma non è sufficiente ancora per cambiare in modo decisivo la situazione, ecco, questo almeno è il mio parere. E quindi secondo te a questo punto, diciamo, i giochi in Libia sono molto aperti allora? Sono per l'Italia, aperti, dico, perché guarda te, si sono aperti anche in Mali, si sono aperti anche nel sud dell'Algeria, paese ricco di risorse, sotto controllo di aspirazioni francesi. Sì, sì, e sì. Guarda caso, i francesi stanno prendendo schiaffoni anche lì, specialmente in Mali prendono schiaffoni. Infatti in Mali c'era anche il figlio. Beh, non dimentichiamo che in Algeria, non dimentichiamo che l'Algeria è molto legata alla Russia, eh? Questo, certo, va detto. Certo, adesso c'era un presidente negli anni 60 della quale mi sfugge il nome, capito, che è stato un grande socialista nazionale algerino. Sì, sì, proprio così, sì. E aveva rapporti insieme all'Unione. Mi pare che si chiamasse ben una del sovietica genere, e un nome simile. Bene. Aveva un nome strano. Sì, mi ricordo, ricordo l'immagine, l'ho visto diverse volte in documentari su questo presidente, che è stato uno dei più grandi, diciamo, col padre della patria algerina. E in quale è vero, è un grande socialista nazionale, però ha avuto anche molti legami con la Russia, quei legami sono nati in quel periodo e tuttora i legami ci sono fra la Russia e l'Algeria, ma è ovvio che ci sono, perché anche l'Egitto, sa vedere, l'Egitto, nonostante che gli americani, però attualmente l'Egitto si sta spostando verso la Russia, anche lì c'è un gioco di potere, uno scontro forte fra i gruppi terroristici che sono legati all'ex presidente Morsi, che poi sono arrestato, il quale è ufficiale, questo lo dico io, è una spia della CIA, cioè degli Stati Uniti. I figli di questo Morsi sono abitano in America. Lui Morsi è stato ingegnere della NASA, eh? Sì. So che li chiamano i fratelli di Sion, non i fratelli musulmani. Infatti, per forza, ma tu sai benissimo, scusami, che ogni gruppo terroristico di rispetto, tra virgolette, sono infiltrati da quei là. CIA o Mossad, cioè questo parliamoci chiaro. Poi c'erano anche altri servizi, ma chi la fa da padrone sono questi due qua. Cioè che li controllano, li dirigono, perché lo scopo principale è quello di impoverire, di mettere caos nei paesi arabi, nordafricani e quindi nel vicino oriente, per favorire uno Stato che è Israele. Questo ormai è una cosa talmente evidente che nessuno può negare. Cioè qui non si parla, qui nessuno parla di vuol fare dell'antisemitismo, cretino, perché a me non mi interessa queste cose qua, anche perché non sono razzista, prima di tutto. Ma però i fatti sono chiari, Insomma, se non si capisce questo, allora siamo deficienti tutti qua, eh. I fatti sono molto chiari in questo caso. Certo, guarda, certo. E quindi uno li vede, li capisce, se no è meglio che cambia mestiere, insomma, se vado a zappare che è meglio, vado a fare lo schiavo in un kibbutz, non so io. Ti ho spiegato, no? Questo è il esatto, punto. Esatto. No, sai che esatto. C'è una battuta, no? Hai detto... Sì, hai detto bene, appunto. Ci oltre perché però c'è una battuta di Paolo Villaggio che faceva, sai cosa fa un barese quando sente bussare alla porta? Un barese, e dice kibbutz, come kibbutz? Sì, la so. No, questo è il punto. Che arriva la scomunica poi dopo, No. Scomunicano anche noi, non possiamo più entrare. No. Non possiamo più entrare al sabato al tempio, mannaggia la miseria. Lasciamo perdere. Ci tocca andare la domenica in chiesa, ci tocca andare. No, ci tocca far di peggio. Ascolta, come dice il magnifico
rettore dell'Accademia della Libertà, ci toccherà, se andiamo avanti così, attaccarci al cordone, c'è lui. Se vuoi la soluzione, hai capito? Hai capito? Certo. E questo un è il punto. Saluto al professor Vitali, che io stimo moltissimo. Sì, beh, sicuramente ci vedrai, questo saluto che ci atterrà ben volentieri. Bene, non so, hai altro da aggiungere, caro mio? Lo so, dimmi tu se cos'altro vuoi dire ancora, nel caso... No, non so. Forse abbiamo toccato prima il tasto Calipari, e forse è meglio spiegare, perché non a molti è chiaro il perché di questo vile assassinio, perché tanti pensano che sia stato ucciso perché l'Italia pagò il riscatto per liberare la Sgrena, del quale il governo americano nella sua lotta al terrorismo è contrario a pagare riscatti, però quello non fu il motivo. Il tentativo fu di eliminare la Sgrena e Calipari. Attenzione, per la Sgrena furono pagati, si trovava a Palluja, per la Sgrena ha confessato un agente segreto, furono pagati 3.200.000 euro, questo un agente segreto l'ha confessato, questo aspetta un attimo, che forse devo aver qui la notizia, se non sbaglio. Vediamo un po' qui se la vedo qui, aspetta un attimo. Per la Sgrena è stato pagato un riscatto, vediamo un po' qua, se non so se questo è visto, io pure l'ho letto, questo è fatto vero, perché ha parlato un agente segreto italiano che non ha voluto farsi chiaramente riconoscersi, perché sennò insomma sono stati pagati praticamente 3.200.000 euro, e c'è la foto su questo servizio, questo io, una foto di questa gente di spalle con un borsone a fianco pieno di soldi, e scattato poco prima che poi venisse ucciso Calipari. Ecco, questo tanto per capire uno, quindi prima si becca i soldi e poi ci uccidono anche l'agente segreto. Non so se mi spiego, non so se mi spiego, cioè, qui a questo punto andiamo malissimo, caro mio, andiamo molto male, cioè, vuol dire che qui c'è qualcosa che noi dobbiamo capire, e anche capire in che situazione ci troviamo, perché l'Italia purtroppo è un paese schiacciato, che subisce e vive una morsa ormai da 45 in avanti, una morsa che non è assolutamente di libertà, ma è di asservimento agli interessi altrui, e ti fanno credere che viviamo una gabbia dorata, che siamo democratici, che siamo liberi, che possiamo votare, poi in realtà la prendiamo tutto in quel posto. Abbiamo le mani legate, Ubalda, certo, le mani legate. E questo è il punto. Tutti i governi hanno le drammatico. Mani legate. Non possono avere una politica estera, non possono avere una politica di interessi. No. I nostri politici, quando... Tu pensa, scusa. Quelli asserviti a loro signori. Tu pensi che quando noi abbiamo un capo di governo, che viene eletto, dopo un po' è costretto ad andare a Washington a riverire e a dire che devo fare? Cioè, si presenta come un governatore, no? Di una provincia romana, che poi, anzi, o meglio, è sottoposto al governatore di una provincia romana, che poi ci aspettava da Roma l'imperatore cosa diceva di fare. Ecco, oggi noi, verso gli americani, ci comportiamo così, come si comportavano a suo tempo i vari re. Tipo Erode, che doveva chiedere a Roma che cosa doveva fare, cioè siamo ridotti a questo punto, capito? Questo voglio dire. Va bene, Andrea, credo che abbiamo per il momento, non so se c'è altro da dire, ma abbiamo per il momento messo le basi per far riflettere qualcuno, chi si vuole capire, no? Se vuole capire capisce, se no noi le cose diciamo, poi chi orecchio ascolti. Esatto, chi orecchio per intendere intenda. E poi non si lamenta se si attacca al cordone, insomma, oppure se si piglia il cordone alla palandrana, esatto, come dice Giorgio. Perché no, dico, finché attacca il cordone ancora, se poi lo prende la palandrana, come dice Borghezio. Lo so io. Questo è il punto. Senti, allora ci sentiamo. Ma sicuramente appena sentiamo niente, se vuoi salutare ancora chi devi salutare, se vuoi salutare ancora chi vuoi, dillo pure, se devi salutare qualcuno. Io ancora voglio ripetere il saluto a questa carissima amica attenta e simpatica
Avvisala che ti vede, avvisala meno lei, anzi che diffonde poi quello che abbiamo, ai suoi amici quello che abbiamo detto, così almeno, capito? Certamente. Ecco, niente, ti saluto carissimo, sono in Spagna e speriamo di vederci presto quando torno in Italia, farà un poco più di un mese, va bene? Ciao carissimo. Esatto. Ciao caro, a presto. Sicuro Baldo. Ciao. Un saluto, ciao. Buone. Ciao, 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 ciao.